Ciao ragazzi, oggi siamo tornati su Counter-Strike Global Offensive. In particolare vi porterò un episodio di Overwatch, ovvero quella sezione del gioco nella quale andiamo a visionare una clip registrata durante un match competitivo e dove vedremo un giocatore che è stato reportato e in seguito decideremo se questa persona usa i cheat, griffa oppure no. Per cui scrivete nei commenti se avete dei suggerimenti riguardo questa serie o semplicemente per dire la vostra sul nostro sospettato. E niente, mettiamoci al lavoro e cerchiamo di eliminare qualche cheater dalla lunghissima lista presente in questo gioco, per cui premiamo su revisione e noi ci becchiamo direttamente in game. Di nuovo su Dust e ci dobbiamo succhiare tutto il nostro caro bellissimo riscaldamento. Non sapete quanto io sia felice di vedermi il riscaldamento. Il che vuol dire qualcosa di marcio nel pistol round, eh? Finalmente magari troviamo qualche suicido, qualcuno che puzza pesantemente, qualcuno che proprio non si può vedere. Qualcuno che vuole usare la Deagle anche nel pistol e che li uccide tutti malissimo. Anche se per ora mi puzza più di come si chiama? Di Smurf. Ancora riscaldamento, no. Ma chi ne ha voglia? Ora un po' di Tech 9. Al Deagle no, troppo costoso. Ora guardami, di sicuro, attacco. Via. Cosa sto vedendo, ragazzi? Oh, inizia la partita. E il nostro sospettato Tech9 Flashbang. Rusha da solo lunga. Ah no, ha un compagno con lui. Vabbè, stava mirando la testa, ci sta. Preferisce la USP. Ha senso. Ha la Tech9 ma preferisce la USP. Perché compri la tech allora? Deficiente. Per giocare senza armor. No, vabbè, sto qua non ha fatto, cioè, nulla di potenzialmente fettente. Per ora. Subito a K, dopo un 3-0, subito a K, via. 100% headshot. Vogliamo vedere le meraviglie adesso, eh. Vogliamo vedere le meraviglie. Dai che ce la fai. Uno. Due. Dai, due. Giusto. Era scontato questo. Glielo concedo perché era scontato. Glielo concedo, era scontato. Però io voglio una leadership, non so parlare oggi. Una leadership più marcata, perché 5-0 è troppo poco. Voglio un 10-0 subito, in 3 round. Uno. AWP, dai, 2. No. Volevo. Dai, 2, fatevi avanti, fatevi vedere. Sì, dai, lasciamo con la VP, tanto sai di essere più forte. Ora sai dov'è uno, esce, pum, via. No. Uno. Un altro. Due. Lo manca. Niente. Quanto rido, qua ti prego, defusala! Dimmi che non è per short. No, io ridevo tantissimo se la defusava. Zigzag.
Ridevo tanto. Ridevo tantissimo. È morto! No, sospettato è morto per la prima volta. 8-1. Però che amarezza. Io volevo qualcosa in più da lui. Dai, dai, secondo, secondo. Ta! È che purtroppo gli antiterroristi si stanno mettendo tutti in, come dire, in spot troppo scontati. Per cui non riesce a capire se uno ci va in pre-fire perché ha wall hack o semplicemente perché guarda subito gli spot scontati, perché magari ha più esperienza di loro. Cosa fa con zigzag? Va zigzag proprio. Uno. E ci muore, godo. No, però davvero, non riesco a capirlo. Tanto abbiamo un autosniper, così, a caso. Tanto per gradire. Accompagnato da una Glock, ovviamente, perché tutti i risparmi sono stati spesi per quello. Dico solo boh in questo caso. Io già da questa mossa mi verrebbe da dire che non ha wall hack. Perché ci guardava perché l'ha controllato. Poi non se ne è subito accorto. Infatti c'è quasi morto per quello. C'è quasi morto. Avevo dubbio, questo è più un dubbio per farmi dire che non lo ha. Cioè, è più una prova che mi fa dire no, sto qui non ha wall hack, piuttosto che sì. E io non mi sento sinceramente. Allora, aiuti esterni no, e mira assistita no. Sulla visione assistita potremmo ragionarci sulla visione. Però sinceramente, lui guardava gli spot, come proprio nell'ultima cosa che abbiamo visto. Lo guardato in CT, dietro la cassa. Controllava. Per un secondo l'ha anche mirato in testa, ma non se ne è accorto subito. E se avesse avuto il wall hack se ne accorgeva. Ed ha rischiato di morire per quello. Poi ha sparato un meglio, aveva la K, l'ha ucciso. E a me viene da dire prove insufficienti. Per quanto riguarda il griefing, abbiamo visto che proprio alla fine dell'ultimo round che abbiamo visto, sempre quello in cui ha guardato nella casa in CT, io secondo me abbiamo capito tutto quello che è successo dall'ultima clip che abbiamo visto. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che lui è stato ucciso da un suo compagno, di conseguenza dopo lui ha preso uno Zeus nel round successivo e lo ha ucciso. Ora, io sinceramente non mi sento di dargli del griefer. Perché comunque l'ha ucciso un suo compagno. Lui tra virgolette si è vendicato. Non si dovrebbe fare. Ma un minimo lo capisco. Cioè, che cazzo mi uccidi? Vedi già che sono morto. Mi uccidi anche. Ora muori tu. È un comportamento subito infantile. Però io non mi sento di dargli del griefer solo per quello. Quindi, fatemi pensare. Fatemi capire cosa ne pensate voi. E in particolare sulla questione griefing, come la vedete voi questa situazione? A me viene da dire appunto che non ha alla fine griefato, perché ha fatto solo quello e per vendetta. Poi ditemi voi cosa ne pensate e come vedete questa situazione, così magari ne possiamo discutere. Comunque, per me questo ragazzo è pulito, quindi direi che ci possiamo vedere alla prossima e buona continuazione.